Ottieni una borsa di studio in un college americano. Partecipa allo Yes We College Showcase il 9 giugno allo stadio della Shore. Sfida da dentro fuori per l'isolese a solo un punto dalla vetta, scontro fondamentale playoff per gli ospiti del Bogliasco. Parte forte l'isolese con Rizzo, ma il suo tiro viene prontamente parato da Burlando. Uguale sorte al 14esimo ha il tiro di Baglio, scoccato dal limite dell'area e neutralizzato. Al 33esimo vibranti le proteste da parte dell'isolese per questa azione culminata in gol annullata per fuorigioco. A voi la sentenza sulla decisione arbitrale. Avrà fatto bene? Proprio sullo scadere del primo tempo arriva la svolta. Dal limite destro dell'area Calissi lascia partire lo shoot. Moscato intuisce ma non riesce a deviare e così il Bogliasco passa in vantaggio. Si rientra in campo e vuol tentare la magia Leto, ma la sua punizione sfila a lato. Al 70esimo la svolta. Un cross al bacio dalla destra sorvola tutta l'area. Arriva dalla parte opposta dove Amirante è freddo e non sbaglia, portando i suoi sul pari e restituendo la speranza all'isolamento. Da qui alla fine della partita il Bogliasco reggerà gli assalti dei padroni di casa e rischierà di trovare il gol vittorio in contropiede per ben due volte con Bettalli, impreciso in un'occasione, sfortunato nell'altra con la traversa a negargli il gol. La partita finisce così sull'1-1, Isolese e Bogliasco ripartiranno dai playoff, come ci racconta il direttore sportivo dei biancorossi. Con oggi abbiamo meritato i playoff, siamo passati in vantaggio, abbiamo fatto un grande primo tempo. Abbiamo aspettato la reazione dell'Isolese che ha pareggiato con Amirante. Alla fine potevamo anche vincere perché Bettalli ha sbagliato praticamente un gol e ha preso una traversa. Per cui siamo felici e contenti. Andiamo a Caperana a giocarci i playoff e vediamo.